Diciamo la parola a Marcello De Vito, che è un nostro portavoce al comune. Marcello? Tieni questo perché uno così. È per la televisione. Ciao a tutti, come va? Molti di voi prenderanno, alcuni di voi saranno quelli che prenderanno gli 80 euro. Vi voglio dire però quanto costeranno questi 80 euro a livello di nuove tasse comunali. Questo perché questa giunta ad oggi, oltre che fare pochissime delibere, una manciata di delibere, praticamente nulla, qualche delibera per debiti fuori bilancio, cavolate di questo genere, ad oggi non ha fatto nulla. Noi gli abbiamo fatto un mare di proposte per ridurre l'enorme spesa corrente che c'è nel Comune di Roma. Ad esempio abbiamo fatto la mozione passata per ridurre i tanti contratti di affitto che ha il Comune di Roma, che paga 100 milioni di affitti passivi, 15 milioni soltanto per due immobili. Abbiamo fatto la mozione per risolvere questi contratti di affitto della Milano 90, ossia di Scarpellini. I contratti di affitto stanno sempre lì, abbiamo fatto le mozioni per ridurre gli sprechi in ATAC, i costi dei dirigenti, i super minimi, questi sprechi con cui la politica ha campato e campa. Ebbene, non avendo fatto nessuna revisione di spesa, avremo un aumento generalizzato di tasse locali, a partire ad esempio dalla TASI, che viene aumentata da 2 a 2 punti e mezzo per ottenere 85 milioni in più. La COSAP, la tassa di soggiorno, si dice che Roma dovrebbe campare di turismo, però si aumenta la tassa di soggiorno e non si dà alcun servizio al turismo. Le tariffe aumenteranno, i parcheggi, la ZTL. Avremo un aumento medio per cittadino di, non solo per quelli che prenderanno o non prenderanno questi famosi 80 euro, visto che oggi l'ufficio del Senato ha messo in dubbio persino le coperture, e visto che anche che per ottenere questi 80 euro aumenteranno le tasse sui nostri conti correnti, nonché sulle rendite finanziarie, dal 20 al 26%. Comunque l'aumento medio dei tributi locali per ogni cittadino sarà di 250 euro, quindi da una parte ci prenderanno in giro con questa finzione, perché è un'autentica finzione degli 80 euro, dall'altra ci toglieranno a ciascuno di noi 250 euro, questo solo in termini di tasse locali, per farvi capire chi sono e come ci stanno prendendo in giro soltanto per carpire un voto, questa è la verità. Questo senza contare che con la vendita degli immobili il comune si venderà 600 immobili, il cui valore medio distribuito per ogni cittadino è sempre di 250 euro, e anche questa è un'operazione meramente fittizia che verrà fatta per chiudere il bilancio di quest'anno e del prossimo, visto che si tratta di un valore assolutamente incerto e nel tempo e nel quantum, visto che non si sa se e quando questi immobili saranno venduti, visto che peraltro molti di questi sono occupati o affittati a prezzi risibili, la media è di 200 euro al mese, molti di questi stanno in centro. Il comune, anziché come gli abbiamo proposto rivalutare le rendite di questi immobili, preferisce venderseli. Questo bilancio, che è un bilancio indegno, noi l'abbiamo definito il peggior bilancio della storia di Roma. Il sindaco Marino si era impegnato ad approvarlo, questo bilancio previsionale 2014, prima entro il 31 dicembre 2013, poi entro il 31 gennaio 2014, poi, come da mozione Ferrari, cioè dello stesso PD, sono loro che impegnano loro stessi a fare qualcosa che poi non fanno entro il 30 aprile 2014. Infine, visto che ci sono le elezioni europee e la verità è che non si sentono di approvare un bilancio così indegno prima delle elezioni europee, lo approveranno al 31 luglio. Soltanto che non sanno che loro lo approveranno il 31 luglio, ma se gli andrà bene del 2020, perché noi faremo un numero tale di emendamenti da non consentirgli, centinaia di migliaia di emendamenti da non consentirgli di fare un bilancio così indegno, che è una presa in giro per i cittadini romani. Grazie, comunque questo è quello che merita questa giunta, che in un anno non ha fatto assolutamente nulla. Il sindaco Marino si è presentato a noi con un programma
copiandocelo su tutti i punti, dalla mobilità sostenibile o allo stop al consumo del suolo, stop alla cementificazione, revisione della spesa e degli sprechi del Comune di Roma, e non ha fatto nulla di tutto questo. Voi dovete sapere che questa giunta è immobile. Ad oggi sono passate in Consiglio Comunale, ve lo dicevo prima, una ventina di delibere. Si tratta di delibere inutili, loro sono immobili, non stanno riuscendo a far nulla, e quello che vanno va in segno assolutamente opposto. Vi vorrei fare mille esempi. Ad esempio, si era stabilito, questo era nel programma del sindaco Marino, di ripensare la linea metropolitana, la linea C, visto che sta assumendo dei costi e dei tempi, si stanno dilatando nel tempo. Il sindaco si era impegnato ad un ripensamento e invece tutto si è fatto fuorché quello. Con accordo 9 settembre 2013 sono stati dati ulteriori 250 milioni di euro al General Contractor Metro C, di cui solo 160 coperti con delibera CIPE. Non si è assolutamente stoppato il consumo del suolo, ma si va in senso assolutamente opposto. Esempio che potrei farvi, la proroga della delibera 70, vale a dire una delibera indegna che consente ai costruttori di poter fare prima i palazzi e poi eventualmente, neppure coperti da una fideiussione bancaria, le opere di urbanizzazione. Quindi si lasciano i palazzi lì e non si fanno le opere di urbanizzazione. Questa delibera indegna è stata votata in perfetto accordo, come avviene nella gran parte dei casi nel Consiglio Comunale, tanto dalla destra quanto dalla sinistra, che lo abbiamo confermato, il nostro ingresso lo ha attestato, sono la stessa identica cosa. Per la precisione, il PD aveva richiesto una proroga di questa delibera di soli 6 mesi, dopodiché un emendamento del consigliere PDL Cantiani ha proposto di aumentarla a 12 mesi, il PD gli ha votato a favore. Questo è quello che sono. Ripeto, noi gli abbiamo fatto decine di proposte per... Puoi usarne due? Sì. Gli abbiamo fatto decine di proposte per la revisione della spesa, loro ci prendono in giro, fanno finta di considerarle, approvano le nostre mozioni, ma poi le nostre mozioni che ad oggi sono state circa 40, restano lettera morta. In tutto questo si fanno beffa dei lavori del Consiglio. Vi dico anche perché ad oggi ogni Consiglio loro fanno puntualmente mancare il numero legale. Si presentano dopo 3 appelli, questo è quello che ad esempio è avvenuto nell'ultimo Consiglio Comunale, dopodiché non si vota nulla, in genere alla prima, alla seconda o alla terza votazione loro bloccano i lavori del Consiglio facendo venir meno il numero legale. Stesso discorso riguarda le commissioni. Nelle commissioni, dovete sapere che le commissioni del Comune di Roma sono 19, noi quattro consiglieri del comune abbiamo 5 commissioni a testa circa. Noi facciamo la spola, lo slalom a Roma, visto che queste commissioni stanno in 7 sedi diverse. Molti di loro spesso vengono, firmano all'ultimo minuto e si prendono il gettone di presenza, 130 euro. Anche per questo noi avevamo fatto una proposta di delibera. E noi paghiamo. Abbiamo fatto una proposta di delibera, una cosa molto semplice, che prevedeva di fare oltre che le commissioni in un'unica sede, questa era una mozione, abbiamo fatto una proposta di delibera che prevedeva un tempo minimo di presenza per acquisire il gettone, la possibilità di fare lo streaming anche da parte del singolo consigliere. Stefano per esempio già lo fa, prende e lo fa, quindi manda le commissioni in streaming per far vedere ai cittadini chi c'è e chi non c'è, cosa si discute, quali sono gli interventi del singolo consigliere, chi viene all'ultimo e poi se ne va. Ed infine la proposta di delibera prevedeva il divieto di fare le commissioni in contemporanea. Anche questo si sarebbe tradotto in un risparmio per il Comune di Roma. Questa proposta noi l'abbiamo depositata 4 mesi fa e la tengono insabbiata nei cassetti delle commissioni, quindi non la portano all'attenzione del Consiglio. È stata portata in Consiglio finalmente all'ultima seduta e ovviamente il PD ha fatto mancare il numero legale. Questo è perché chiaramente è un tema
un tema che gli dà fastidio, perché loro così non possono continuare a sprecare, non possono continuare a ottenere rimborsi sul lavoro per le tante commissioni che fanno, molto spesso inutili. Noi spesso gli diciamo che nelle commissioni vorrebbero fare varie un giorno, eventuali il giorno dopo, perché poi chiaramente ciascuno di loro prende il gettone di presenza per tutta la prende rimborso sul lavoro per tutta la durata delle commissioni. Tutto questo per dirvi che, come gli ha detto sempre Beppe, che questo è il punto, non ci si può fidare di loro, non sono affidabili, questa è la verità. Questa gente non è affidabile perché si presenta agli elettori dicendo una cosa e poi non la fa. Quello che noi ci siamo resi conto in questi mesi è che la politica, questo è il punto, certi sprechi non li può tagliare. Nel bilancio del Comune di Roma ci sarebbe almeno un 20% di sprechi da tagliare, a partire dalle società municipalizzate, facendo la centrale unica degli acquisti, riducendo i costi degli affitti passivi, riducendo i tanti costi e spese inutili che ci sono in questo bilancio da 6 miliardi. La verità è che la politica, i partiti, di fronte a questi sprechi non hanno possibilità d'azione. Noi diciamo che non hanno capacità d'agire, non si possono muovere. Questo è il motivo per cui noi dobbiamo assolutamente il prima possibile mandarli tutti a casa, a cominciare da queste elezioni. Grazie a tutti.